Penso che ormai la regola l'abbiate capita. Mi sono rotto i coglioni di ripeterla. Se volete la tosse, if you want the toss, lasciate un mi piace. Give me a like. In questo momento. In this moment. Sto aspettando. I'm waiting. Sto aspettando. I'm waiting. Ok, perfect. Ciao, ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero male, malissimo anzi. Benvenuti all'interno di un nuovissimo contenuto multimediale. Quest'oggi, come avrete sicuramente intuito dal titolo, andremo a reagire ad un nuovissimo ed ignorantissimo episodio di Spie al ristorante. Per gli amici, Thousand Ways to Spy, che non esiste. La trama di queste vicende è semplicissima. C'è qualcosa che non va all'interno di un ristorante. Il capo di questo ristorante chiama Charles Stiles, il famosissimo Charles Stiles, che con le sue telecamere, con le sue spie, scoprirà che cazzo succede all'interno di questo ristorante. Se non l'avete capito, non me ne frega una minchia. Detto ciò, vi chiedo semplicemente una cosa: iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ci sono troppe persone che guardano i miei video senza essere iscritte. Perciò tasto rosso qui sotto con scritto iscriviti e siamo tutti amici. Non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa completamente inutile. Perciò partiamo. Ma quanto minchia ci vuole per salire in sto posto? Oh! Ciao! Ciao! Come va? Bene, tu? Male, a quanto pare! Charles Stiles! Ehi, come stai? È bello incontrarti! Sei a Kimberly? Oddio, non ci credo, sono eccitatissimo! C'è Charles Stiles! Per l'investigatrice privata, lavora con me. Lavora con te! Piacere. Grazie per essere venuti. È un piacere avervi qui. Comunque, questo qui sono io da vecchio. Spero di no, ma è possibile. È stupendo, un appartamento sul ristorante. Grazie per averci ricevuti qui sopra, è fantastico! Wow! Un'idea proprio geniale, complimenti! Salve, sono Steve Kovac e possiedo il Nashville Street Tacos e lo Stillery, 4 portoni più in là. Ma beato te che fai i sordi! I sordi in senso i soldi, non i sordi. Qui ci troviamo a Nashville e il Nashville Street Tacos vuole ricreare un autentico chiosco di tacos di Baja. Di dove scusa? Baja? Che cazzo è? Partiamo con straccetti di bovino marinati. Sinceramente questi mi fanno voglia rispetto al cibo di merda dell'altra volta. Li mettiamo in una tortiglia di mais di 10 cm e poi aggiungiamo un po' di verza con del succo di lime. Oh, ma che buoni, che buoni! Io sono a dieta, che buoni! Si può farcire con formaggio casareccio, pico de gallo, guacamole. Ehi, hico de puta! Il mio preferito è l'hamburger al formaggio. Sì, ma basta, non siamo qui per conoscere i tuoi piatti. Cioè, vuoi farti pubblicità? Bene, l'hai fatto, ora basta. Poi c'è il premio Oscar McBurger. Sono 2 hamburger di petto. Ancora che stai enunciando il menù, basta! Basta, non è uno spot pubblicitario, il tuo ristorante sta fallendo. Steve, al telefono mi hai espresso delle preoccupazioni su questo tuo appartamento sopra al Nashville Street Tacos. Spiegami cosa intendevi. Che cos'è che ti preoccupa, caro Richard Dose? Non vivo a Nashville a tempo pieno, vivo a Phoenix. Vengo qui quasi ogni mese per controllare gli affari. E quante case c'hai? Quante? Regalamene una, solo una. Recentemente, negli ultimi mesi, il mio appartamento, quando vengo qui, non è come l'ho lasciato. È come se qualcuno usasse il mio appartamento quando sono fuori città. Non ci credo, non dirmi che uno dei dipendenti utilizza il suo appartamento, sarebbe una cosa incredibile. Cose spostate, rifiuti che non ho lasciato io. E mi sto accorgendo che le mie allergie si acutizzano in questo alloggio. È chiaro che qualcuno sia entrato, 1 più 1 fa 2. Quando vado in viaggio e torno a casa, se qualcosa non è a posto me ne accorgo. Anch'io sinceramente, se no mi preoccupo di conseguenza. È da pensare che i dipendenti salgano qui per fare delle feste, è sconvolgente. Vabbè, io se fossi un dipendente del tuo ristorante farei delle feste nel tuo appartamento, te lo dico. Avrai parlato con il responsabile e lo staff? Dicono che non hanno idea di cosa stia succedendo, non sanno di cosa stia parlando. Ma sicuramente sono dei falsi, degli ipocriti, sono dei festaioli. Le vendite recentemente non combaciano con l'inventario e in entrambi i locali il fatturato è calato del 10%. Quindi sapete secondo me che cosa accade? Prima di tutto fanno dei party a base di droga nel suo appartamento. E seconda cosa, il cibo, l'alcol, tutte quelle cose le prendono direttamente dal ristorante. Sicuramente voglio controllare i responsabili di entrambi i locali. Matthew è il responsabile del Nashville Street Tacos e Christopher è il responsabile dello Stillery. Questi due hanno delle facce un po' balorde, sinceramente. Dato che stai avendo problemi non solo nel tuo appartamento, ma anche con gli incassi che stanno calando sia al Nashville Street Tacos che allo Stillery, installeremo in tutti e 3 i locali telecamere e microfoni. Così, ma caro Charles Stiles, quanta attrezzatura
attrezzatura hai? Quante videocamere c'hai? Ma chi cazzo sei? In più selezioneremo le migliori spie con le competenze adatte per questo incarico. E sono delle ex spie russe, ricordiamolo. E visto che Kimberly è un'investigatrice con la quale collaboro, ci aiuterà. Collabori. Steve, vorrei iniziare con delle indagini preliminari su tutti i tuoi dipendenti in entrambi i locali. Sì, ma datti una calmata, fly down, frate. Sto a Nashville solo 6 mesi all'anno. Voglio scoprire cosa succede prima che entrambe le attività siano compromesse. Anche noi vogliamo saperlo, quindi ti accompagneremo in questa fantastica avventura. La sala controllo, che ne dici? Wow, guarda che roba. Ma io mi chiedo, questi cazzo di bunker che vengono costruiti, dove li fanno? Perché c'è sempre una stanza vicino al ristorante dove poter fare questa cosa? Ragazzi, quante telecamere? Sembra quasi il salottino di Barbara D'Urso, altro che Charles Stiles. Bene, ok. Questo è il Nashville Street Tacos. Vedo il responsabile, Matthew. Parlami di lui. Sentiamo le peculiarità di questo Matthew. È un bravo ragazzo, un grande lavoratore. Ma da quando sono cominciati i problemi nell'appartamento, ho iniziato a sospettare di lui. Ha senso, l'appartamento è proprio sopra il ristorante. Secondo me lui ne ha approfittato. Parlami dell'altro responsabile, Chris. Chris, sentiamo. Chris è un mio vecchio amico. Ha iniziato come responsabile al Nashville Street Tacos. Poi l'ho spostato allo Stillery. Quindi, essendo un tuo vecchio amico, teoricamente speriamo non te l'abbia messo in culo. Ricordi Kimberly, l'investigatrice che era con me l'altro giorno? Le ho fatto fare alcune indagini e ha scoperto cose molto interessanti. La farò venire qui per metterti al corrente. Cioè, questa tipa qui ha già scoperto qualcosa? E come ha fatto? Kimberly, vieni in sala controllo. Kimberly, muoviti! È tardi, muoviti! Cos'è sta sfilata? Kimberly, sbrigati! Piacere di rivederti. Piacere mio. Allora, come ci eravamo detti, ho proceduto e ho controllato le referenze di tutti i dipendenti. Arriva al dunque, non abbiamo tempo. Circoncisa! Ho controllato a fondo ogni tuo dipendente. Nessun campanello d'allarme. Perfetto! Meglio di così, scusa, signor Dawson! Poiché non ho trovato nulla, ho deciso di indagare un po' più a fondo sul tuo appartamento, dato che è lì che stai avendo molti problemi. Cioè, sei andata a trovare le impronte digitali di qualcuno? E quello che ho scoperto probabilmente ti sconvolgerà. Oddio, non dirmelo così perché mi sto cagando addosso. Dunque, ho scoperto che il tuo appartamento è nel listino prezzi di un popolare sito web di affitti per $150 a notte. Ma non ci credo! No, questa cosa è assurda! È stato messo in affitto l'appartamento in cui lui vive senza che lui lo sappia. Inoltre, viene offerta anche una colazione continentale. Perfetto! Io prenoto subito, ma che cazzo sto aspettando? Possiamo affermare che qualcuno del tuo staff sta usando il tuo appartamento per un guadagno personale. Questa cosa è assurda, cioè è geniale! È una merda allo stesso tempo, ma è geniale! Io non l'avrei mai pensata! Che razza di Per favore, le bestemmie all'interno del mio canale, no! Questo annuncio è stato postato da qualcuno chiamato Justin. Io non so chi sia questo Justin. Sicuramente utilizzerà un secondo nome per non farsi sgamare, magari sarà Justin Timberlake. Possiamo affermare che qualcuno del tuo staff sta usando il tuo appartamento per un guadagno personale. Lo abbiamo capito, non ripetetelo mai più, scopriamo chi è. Ma la domanda è, chi di loro c'è dietro? È incredibile. Non lo sappiamo, siamo qui apposta, Charles, concentrati! Noi siamo andati un po' oltre, infatti Kimberly ha affittato l'appartamento per l'operazione di oggi. Ma Kimberly, ma non era questo il nostro obiettivo? Svegliati! E più tardi la spia al ristorante Jamie si presenterà per il check-in, così vedremo chi c'è dietro a tutto questo. Oddio, sono veramente curioso di sapere che cosa accadrà in questa puntata. Kimberly, hai fatto un ottimo lavoro, grazie. Resta nei paraggi nel caso mi servissi. Kimberly, puoi andartene, non ci servi più. Certo, come vuoi. Secondo me tra Charles Stiles e Kimberly c'è qualcosa sotto, io me lo sento. Nel frattempo la spia al ristorante Brooke si è infiltrata nello staff dello Stillery. Verifichiamo come vanno le cose. Ma quanti infiltrati hanno in questa puntata? Quanti? Ciao, Brooke. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Tutti molto simpatici. E il cibo è davvero buono. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Parlami del cameriere che è con Brooke. Evan è uno dei miei migliori dipendenti. È efficiente, socievole e i clienti lo adorano. Bravo, Evan. Bravo, ti amiamo. Bravo, Evan. Non ho ancora incontrato il titolare. Steve, Steve. Giusto? Steve. Okay. Steve è forte. Sì, e senti, lui com'è? È un imprenditore. È coinvolto in molti progetti e imprese. In che senso? Non sto capendo, c'è qualcosa che non va. È sempre molto indapparato. Di solito sta in Arizona, vive lì. Ma ha un appartamento qui in città. Sopra il Nashville Street Tacos. Ma che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Puoi venire qui un attimo? Certo. È il momento giusto per concentrarci su Chris. Vediamo se Chris sa qualcosa in più di questa faccenda. Scusami, mi aiuteresti a insacchettare oh, questi? Certo. Grande, grazie. Dobbiamo consegnarli in fondo okay. alla strada.
strada. Bene, perfetto. Okay. Andiamo. Non sapevo che aveste un servizio di consegna. Non facciamo consegne, non so di cosa stia parlando. E allora vuol dire che cazzo sta facendo? Che cazzo sta facendo? Ehi, hey Evan, che c'è, Chris? Tieni d'occhio il locale, devo andare fino in fondo alla strada. In fondo alla strada? Sì, sì. Ma non avete un servizio di consegne? Dove stai andando? Sono molto sorpreso, non so cosa stia facendo. Per fortuna Brooke è lì ed è stata coinvolta nella consegna, quindi scopriremo dove stanno andando. No, dove sto andando? Io ho paura, ve lo giuro, sono teso in questo momento. No, aspetta, Chris sta entrando al Nashville Street Tacos. E per quale motivo? Ah, forse sta salendo nell'apartment. Dammi solo un momento. Sì, certo. Ok. Guarda, sta scrivendo qualcosa sul telefono. E una delle altre dipendenti sta rispondendo, attenzione. Guarda in cucina sul monitor, chi è quell'aiuto cuoca? È una stronza. Lei sì, è relativamente nuova, ma è una grande lavoratrice. C'è una comunicazione in corso tra i due. Io avrei dei sospetti su di lei, sinceramente sì. Sono quasi rimasta senza pannocchie, Matt. Non ce ne sono sul retro. In che senso senza pannocchie? Lì o nella vita in generale? Lei sta facendo qualcosa di losco. Si vede chiaramente, si vede. Ha preso delle chiavi, non sue. Lei si è appena preso un mazzo di chiavi dal registratore di cassa. Sono quelle del mio appartamento. E perché ne ha una copia? Chissà come mai, chissà dove andranno questi due. Onestamente non ne ho idea. Sì, ma svegliatevi, svegliatevi, sto capendo io che cosa sta accadendo. Bene, grazie, seguimi. Lei si è dato le chiavi di casa tua a Chris. In base a quello che abbiamo visto, possiamo dire che lei e Chris lavorano insieme. Puoi dire un'altra cosa ovvia, Charles Stiles? Puoi dirle un'altra? Perché Chris dovrebbe portare tutto quel cibo nel tuo appartamento? Per preparare la colazione continentale, secondo me. Oh, wow, è davvero forte. Carino, eh? Sì, ma non è tuo, non è tuo. Chris, che cosa ci stai facendo a casa mia? Che minchia ci fai a casa mia, amico mio? Considerando la quantità di cibo che hanno portato, ci sarà un sacco di gente in giro per casa tua. Ma che cosa stanno facendo? Cioè, non ho capito... Chi? Sembra che Chris stia per dare una festa. Non riesco a crederci, è impazzito. Seguitemi. Ti siamo grati. Sì, lo so. Vabbè, un party incredibile, voglio andarci anch'io. Bene, gente, venite. Eccoci. Bene. Chi sono questi che sta facendo salire? Chi sono? Entrate, venite. È assurdo. È casa mia, non voglio che ci entri un mucchio di estranei. Vabbè, nemmeno io lo vorrei, sinceramente, caro Dawson. Fate come a casa vostra. Oh, wow. È bellissima. Ma chi minchia sono questi? Chi sono? Non l'ho ancora capito. Allora, senti, ti vengo incontro e ti faccio lo sconto dipendenti sul cibo. Okay. Sono $50. È come se Chris stesse offrendo il suo sconto dipendenti a quella gente. No, io non ci sto credendo. Comunque questa puntata è assurda. È imbarazzante. Si fa chiamare con un falso nome per non essere beccato. Chris e Justin, ormai l'abbiamo sgamato. In 20 secondi l'abbiamo sgamato. Quel tipo con le maniche tagliate è già al secondo burrito. E tutti stanno facendo danni alla casa. Sì, ma loro non sanno in realtà dove sono. Quindi non è colpa loro, poverini. Bene, disponiamoci in circolo. Io sono Steven e sono un giocatore, come voi. Che cos'è questa? Una congregazione satanica? Pare un gruppo di giocatori d'azzardo anonimi. Sono d'accordo ad aiutare le persone a rendere migliore la propria vita, ma quello è il mio appartamento, è il mio spazio personale. In effetti non hai tutti i torti, sinceramente. Almeno non è una festa. Non è consolante, Charles. Ma che cazzo vuol dire Charles Style? Che cazzo vuol dire? Non è che è meno grave questa situazione, sono comunque all'interno della sua abitazione. Scusami, avrei bisogno di usare il bagno. Ma sì, ma vai pure a cagare, fai come fosse casa tua. Ma non voglio che quel tipo usi il mio bagno. Vabbè, adesso non è che puoi lamentarti, ormai sono lì, fallo cagare. Che st... Non voglio che tu bestemmi, per favore. Meglio non parlare di quanti avranno usato il bagno a tua insaputa. Incredibile. Sì, ma Charles, perché metti il dito nello scroto? Cattive notizie. Chris ha approfittato della tua fiducia. Sta usando l'appartamento per intascare dei soldi. Chris, sei proprio un figlio di puttana. Sto per esplodere. In che senso? Devi pisciare? Cosa? Cos'è successo? Cos'è successo? Ragazzi, Ma chi è stato? No, ha pure intasato il bagno con la merda. Devo dire che Chris è piuttosto spudorato. Ti ricordi? La mia spia Jamie ha una prenotazione per la casa. Mi domando come pensi di riuscire a pulire in tempo. Ma infatti lascerà il bagno così, mi sa. Non solo l'appartamento non è suo, c'è pure un servizio di merda. Mi serve il tuo aiuto. Vieni, abbiamo un problema. Ma non puoi pulire tu il cesso? Perché devi chiamare lei? Spiegamelo. Che succede? Forza, vieni.
Guarda che roba. Che schifo. Lo so. Ci sarà un feto grande così. Guarda che non lo faccio. Sì. Ti ho detto che sarei salita, senti, e ti avrei aiutato. Ti pago a per questo. Ma questo è disgustoso. Ora sappiamo qual è il suo ruolo. È pagata per fare le pulizie. Che casino che sta accadendo. Che veramente. Non so che dire. Qualcuno ha visto Lacey? No, non so dov'è. Siete nel pieno caos del pranzo. Il locale è pieno zeppo e Lacey è introvabile. E Lacey sta pulendo gli escrementi di altre persone. Un po' mi fa pena, ma in realtà è una ladra pure lei. Pulire quel bagno non è un lavoro che vorrei fare. Ma Charles, ma oggi che cosa hai fumato, scusami? Ecco perché trovi cose strane ogni volta che torni e la casa non è pulita. Sono furibondo. Madonna, ma incazzati un po' di più, io quando sono furibondo spacco qualsiasi cosa. È frustrante, ma dobbiamo assicurarci che Lacey e Chris siano i soli a essere coinvolti. Ora manderò Jamie a testare Matt. Ah, vediamo se c'è qualche altro dipendente coinvolto in questa società. Associazione a delinquere. Jamie, va a controllare l'appartamento di Steve. Visto che hai detto che la tua allergia ultimamente sta peggiorando, ho detto a Jamie di portare il suo gatto con lui. Abbiamo perfino installato una telecamera nella gabbia. Madonna, ma pure dentro il culo del gatto avete messo le telecamere. Ehi, scusi. Sì, mi dica. Sono qui per l'appartamento. Appartamento? Sì, l'appartamento. Qui c'è un appartamento disponibile. Qui non c'è nessun appartamento, non so di che è parla. È venuta della gente. Quindi questa è la prova del 9 che lui non è immischiato in questa faccenda. Non lo so, 5-10 volte credono che qui ci sia un appartamento, ma si sbagliano. Lei deve andare. Bel gatto. Concentrati, cosa bel gatto? Concentrati! Falsa! Falsa ed ipocrita! Guarda come lei si è intercettato la conversazione. Per limitare i danni non vuole che Matthew parli con Jamie. Bene, mi dispiace. Buona giornata. Almeno siamo sicuri che Matthew è un bravo ragazzo. Bravo, Matthew! Non ci sono dubbi, il tuo responsabile non è per nulla coinvolto. Ovviamente lei avvisa subito Chris che va ad intercettare il cliente e così hanno fatto. Chris, sì, è arrivato l'altro. L'ho mandato giù per la strada, vagli incontro. Ecco, ecco, sono un coglione. Vediamo come Chris gestisce la cosa. Non dovrebbe permettere che quel gatto entri in casa tua. Ma secondo te Chris ha lasciato cagare qualsiasi persona all'interno della sua casa? Non permetterà che un semplice gatto entri nel tuo appartamento? Sarei scioccato se lasciasse entrare un gatto nel mio appartamento. Tutti sanno che sono allergico. Ok, ma sei più scioccato per una merda o per un gatto? Steve, oltre al gatto, Jamie porterà con sé altre 12 persone, delle quali Chris non era assolutamente al corrente. Come 12 persone? Dove le hanno trovate 12? Oh, salve. C'è un po' più di gente di quanto avessi previsto. Già. Oh, hai portato un gatto. Sì, Mr. Pickles. Senti, questo ti costerà un extra però. $50. Ah, quindi si può portare ma pagando di più, attenzione. D'accordo. Ha davvero detto così? Sì. Sì, l'hai sentito! Chris, che prende una mazzetta, è una grande sorpresa e non si preoccupa neppure della tua salute. Chris, sei proprio l'amico che una persona non dovrebbe avere nella propria vita. Venite, entrate. Ok, perfetto. Grazie, grazie. Ora possiamo dire che Chris farebbe entrare nel tuo appartamento chiunque sia disposto a pagare. Ma questo potevate capirlo anche 60 ore fa. È questo? Sì, è questo. Venite, questo è il soggiorno e... Chris, cosa stai combinando? Puoi non bestemmiare, puoi! Te l'ho chiesto 3 volte! Chris non rispetta nessuna regola, tutto quello di cui si preoccupa è fare soldi alle tue spalle. Quanta gente ammassa, non potete fare assembramenti, non potete! Sono stufo di stare a guardare. Chris e Lacey, i miei dipendenti che mi derubano, invadono la mia privacy e danneggiano la mia salute. È l'ora di chiamarli e di pestarli proprio, pestarli. Dalla testa ai piedi. Non ce la faccio più. Hai ragione. Va a prendere Chris e Lacey. Portali qui. Li affronteremo insieme. Li affronteremo assieme. E li affronteremo assieme. 2 contro 2. All'ultimo sangue. Non riesco a credere che 2 dipendenti come Christopher e Lacey possano aver fatto questo alle mie spalle affittando l'appartamento. Oddio, attenzione perché Richard Dawson è incazzatissimo. Avrei preferito piuttosto che avessero infilato le mani nella cassa e mi avessero derubato. Vabbè, adesso non esagerare. Meglio una cagata e un gatto in più che dei soldi in meno. Mi fai il 50% di sconto su tutto. 50% su tutto quello che prendete. Perché non ne parli con lui? Chris. Non ci credo. Non ci credo, è apparso all'improvviso alle sue spalle. Steve, stavamo pulendo. Vieni con me. Resta qui. Certo. Sa che adesso è proprio finita. La sua vita è finita. Lei si vieni con me, per favore. Non sapevo fossi in città. Sono in città, facciamo una passeggiata. Ma sì, facciamo una passeggiata assieme. Che succede? Abbiamo un problemino e voglio mostrarvi qualcosa. Oddio, c'è Charles Stiles con una spranga in mano. Entrate, ragazzi. Entrate, divertiamoci insieme. Guardate Charles Stiles come è carico e tutto eccitato. Cos'è questo? È il salottino di Barbara D'Urso. Prego.
Siamo in TV. Come siamo in TV? Ma che cazzo dici, signorina? Il vostro titolare, Steve, mi ha chiamato perché ogni volta che torna in città nota qualcosa che non va nel suo appartamento. E voi due siete i protagonisti di questo scempio. Voi state gestendo una fonte di guadagno sfruttando le sue proprietà. Vediamo se si scuseranno o se faranno finta di nulla. Kimberly è un'investigatrice che lavora per me. Ha trovato l'appartamento su un famoso sito web di affitti. Ha chiamato un tizio di nome Justin, o dovrei dire Chris, e ha prenotato l'appartamento per conto di Jamie. Oddio, oddio, gli sta sputando in faccia tutta la verità, non ci posso credere. Lo riconoscete? È arrivato con Mr. Pickles, il suo gatto. Avete fatto entrare un gatto nell'appartamento sapendo che Steve è allergico. Sì, ma questa è la cosa minore rispetto a tutto il resto. Smettiamolo con questo cazzo di gatto. Non voglio che qualcun altro dorma nelle mie lenzuola, usi il mio spazzolino e sporchi il mio bagno. Comunque questa è la cosa più grave che sia stata mai fatta a Thousand Ways to Spy. È stata una sua idea, mi ha detto Stai scherzando? Oh, ma veramente stai scaricando le colpe tutte su di lui? Ma che problemi hai? Steve, io lo ammetto, sai, eri sempre fuori città e ho pensato perché non guadagnare un po' di soldi in più. Stava andando bene, ho anche pensato di continuare a farlo insieme. Oh, almeno lui l'ha ammesso. Cioè, non lo giustifica tutto ciò, però l'ha ammesso. E invece ti spacci per imprenditore usando le mie proprietà. Sei proprio un coglione, fattelo dire, sei un coglionazzo da chilo. Ne ho abbastanza, ho visto abbastanza e sentito abbastanza. Chris, sei licenziato. Lacey, sei licenziata anche tu. Andatevene e non sbattete la porta quando uscite. Ma perché fanno le facce stupite? Che cosa si aspettano? Perché dovrei chiedere scuse? L'appartamento è vuoto per il 70% del tempo. Sono proprio in c***o. Ma veramente sei incazzato? Ma anche se l'appartamento è vuoto, non è tuo, figlio di puta! Sono felice di averti chiamato, sei stato fantastico. Senza il tuo aiuto non riesco a immaginare come sarebbe finita. Secondo me tra poco limonano. Grazie ancora, amico. Felice di averti aiutato. Vorrei offrirti da bere allo stillery. Ottimo. Bene. Ma abbiamo finito l'alcol, scusami. Attenzione, aggiornamenti dell'attività. Dopo essere stati licenziati, Chris e Lacey hanno trovato un nuovo lavoro. E chi cazzo li ha assunti questi con un curriculum di merda? L'appartamento di Steve non è più stato usato per incontri non autorizzati di gruppi di autoaiuto. Per fortuna almeno quello sono contento per Richard Dawson. Ma lui ha preso spunto dalla vicenda per affittare l'appartamento a inquilini senza animali. Ma non ci credo, ma ha fatto la stessa cosa. Ma che problemi hai? Fratomo, ship charot, buon pio! Ed è felice di far sapere che i ristoranti, la casa e la sua allergia sono tornati alla normalità sia allo Stillery sia al Nashville Street Tacos. Oh, tutto è bene quel che finisce bene! Bravissimi, bravissimo Charles Stiles, bravissima Kimberly, bravissimi tutti quanti! Per fortuna questa puntata imbarazzante è finita qui. Mi raccomando, lasciate un like qui sotto per farmi sapere, e scrivetemelo anche nei commenti se ne avete voglia, se volete che io continui questa serie di spia al ristorante. Spero di cuore, come sempre, che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia soprattutto intrattenuto. Io vi mando un enorme abbraccio, un enorme bacio, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!